Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, sono Amedeo. Oggi parleremo insieme di come scegliere il fronte di un pre-bonsai. Ok raga, eccoci qua. Allora, questo intanto per cominciare è il mio esemplare di olmo cinese, zelkova, chiamatelo come volete. Sconsiglio sempre l'acquisto di questi materiali qua da vivaio per cominciare a fare bonsai. Però insomma, se magari uno è un neofita, vuole solo una pianta per, diciamo, fare un po' di esperienza di coltivazione, capire se può permettersi di prendere una pianta un po' più importante, allora può starci. Allora, questa l'ho presa l'anno scorso, diciamo questo inverno, si è fatta questa estate qua a casa mia. Vedete che comunque è bella in salute, direi, non ha mai ancora subito una potatura, la faremo la perdita delle foglie, ma questo sarà argomento di un altro video. Oggi appunto parliamo del fronte. La scelta del fronte nel bonsai è importantissima, perché appunto il bonsai va osservato e soprattutto anche costruito osservandolo da un punto di vista che è quello appunto da cui voi siete adesso, quindi diciamo, io ho scelto questo di qua, comunque da un'angolazione singola. Quindi scegliere bene il fronte è essenziale per permetterci di avere una buona base di partenza per poi costruirci sopra la ramificazione. Il fronte si sceglie, dopo vi farò vedere anche più vicino su questa pianta come ho fatto io per sceglierlo. Comunque si sceglie in base a certi canoni che nel bonsai, diciamo, sono scritti, però poi effettivamente tornano, nel senso che bisogna guardare l'attaccatura della pianta al terreno, ovviamente meglio se c'è un'attaccatura bella raggiera, il movimento del tronco, quindi il gioco che fa il tronco, che più poi piace a noi in realtà. Poi possiamo guardare l'attaccatura dei rami primari. Questa pianta qualche rametto primario potrebbe già avercelo, gli altri li faremo o insomma vedremo un po'. E poi infine un trucchetto che comunque può aiutarci a sistemare un po' il fronte nel caso, come ad esempio di questo esemplare che non ha niente di particolare da dire, magari a un punto focale, ad esempio una spaccatura, un buco, una bella corteccia, un giro del tronco particolare, possiamo dare noi magari un'inclinazione che ci piace, che magari dà più movimento, che poi in futuro aumenti il valore della pianta. Così come lo vedete, come l'ho comprato, quindi un paletto dritto che faceva abbastanza pietà, vi lascio anche una foto adesso di come era appena preso. Quindi è importante sceglierlo una volta bene e definitivamente, senza poi ogni anno o 2 anni dire ah no, mi piace di più di qua, mi piace di più di là. Bisogna sceglierne uno, il migliore, ovviamente secondo noi, secondo i nostri gusti, e poi cominciare il progetto su quello senza più cambiare idea, altrimenti si torna solo indietro. Adesso invece vi porto più vicino così vi faccio vedere bene come ho fatto a scegliere questo. Ecco, questo è il vasetto in cui stava appena l'ho preso. Vedete un po' voi, è un vasetto veramente largo 4 dita e lungo 5, 6. Quindi una pianta qua dentro ovviamente non può vivere bene. Loro prendono un rametto, lo mettono lì e lo spacciano per bonsai. Allora, questo comunque è l'inclinazione che a quando l'ho acquistato, diciamo più o meno. Adesso ve la tiro giù come l'ho inclinata adesso dopo la scelta del fronte, così già da lì magari vedete un po' com'è, poi vi avvicino. Non so se si può notare un po' se cambia. Ok, allora, adesso che siete più vicini, non so se io ci sarò o meno nell'inquadratura, poco importa, voi dovete vedere la pianta. Allora, diciamo che sempre per la scelta del fronte si parte dal basso e poi ci si sposta verso l'alto, no? La scelta del fronte è comunque un compromesso tra le varie cose che appunto dicevamo prima, quindi tronco, piede, inclinazione, rami e basta, ecco, questi sono gli elementi fondamentali. Ho rimesso il cuneo per farvi vedere com'era in precedenza.
in precedenza aveva la forma di un paletto dritto con rami a caso fatti a pallina, diciamo, a ombrello. Ovviamente a me non piace. Io ho scelto questo lato partendo dal basso perché qua il tronco ha questa forma che tende ad allargarsi piuttosto che a stringersi, che questa è una buona cosa, no? Può dar l'idea di un albero un po' più vecchio, più ancorato al terreno. Salendo dopo il piede abbiamo un po' questo movimento del tronco che non so se si riesce a percepire dal video, comunque fa una leggera curva. Poi abbiamo, sempre salendo, sposto un po' di rami, anzi guarda, lo inclino già come l'ho scelto io così si vede meglio. Salendo abbiamo appunto questa curva che è inclinato così, forse è più evidente, non so se riuscite a vederlo. E poi invece qua abbiamo la partenza dei primi rami, no? Qua ne abbiamo parecchi, probabilmente faremo una selezione, ma comunque da questo punto partirà il primo ramo dal vostro lato destra, che poi verrà verso l'osservatore di qua. Probabilmente con questo rametto qua molto esile faremo il secondo ramo a sinistra, perché 1 e 2, che verrà verso l'osservatore. Invece sul retro, circa qui, spero si riesca a vedere, spero anche di spiegare abbastanza bene, abbiamo qualche rametto che andrà a fare i rami di profondità per dare tridimensionalità. Quindi già con un materiale così scarso, così poco bello, se sappiamo un po' muoverci si riesce a trovare anche un promesso decente, diciamo. Poi ovviamente che ci vuole anche un po' di tempo poi per sviluppare questa cosa. Poi in seguito abbiamo sempre qui sopra, vabbè, altri rami un po' più grossi che vanno su. Tra questi, quando perderà le foglie, avremo un po' più di chiarezza, sceglieremo insomma quelli che andranno più in alto, che formeranno l'apice e tutto il resto. Ve la faccio vedere un attimo tutta intorno. Ad esempio, un'altra cosa importante, da qua c'era un altro ramo che però veniva su dritto qua a caso. Questo ramo andava semplicemente a coprire un po' del piede e comunque anche una parte del tronco, che diciamo è bello vederla in un bonsai, soprattutto di caducifoglie, no? E quindi ovviamente va eliminata. Quindi questi sono i canoni per scegliere il fronte. Ovviamente se partite con materiali che hanno già qualcosa di particolare, ad esempio una corteccia, un buco, un ramo bello grosso, una caratteristica insomma particolare, è più semplice la scelta perché siete già portati ad andare su quello, no? Mentre se partite da materiali così che non hanno nessun valore, non hanno nessuna caratteristica particolare, è un po' difficile riuscire a vederci il progetto finito di come verrà. Però ecco, insomma, diciamo che dando già l'inclinazione più indietro, con poi l'apice che torna verso un po' l'osservatore, si crea questo effetto di profondità che comunque è sicuramente meglio che non fa un paletto dritto, ecco. Ah, ultima cosa, raga, volevo dirvi. Io tendenzialmente non ci tengo a coltivare materiali di questo tipo degli altri bonsai, ecco, che mi piacciono di più. Però volevo dirvi che io sto coltivando questa pianta perché sto facendo una specie di tutorial su Instagram, sulle mie storie in evidenza, in cui appunto da un materiale così da vivaio, da pochi soldi che non vale niente, pian piano, ovviamente ci vorrà qualche anno ancora, ma neanche troppi secondo me, si può arrivare ad avere un risultato anche abbastanza soddisfacente. Quindi se volete magari vedere il percorso di questa pianta in particolare, potete andare sul mio profilo Instagram che lascio qua sotto, e nelle storie in evidenza vedrete insomma il percorso fino ad oggi, ecco. Questa pianta sarà argomento di un prossimo video in cui appunto faremo una prima impostazione con una potatura e poi insomma vedremo come va. Ciao bonsaisti!